Ciao a tutti, ciao a tutti i follower della Fairy Family Film, benvenuti in questa nuova recensione della ultima puntata della seconda stagione di Rings of Power. Siamo arrivati in fondo anche a questa seconda stagione. Allora, senza spoiler, per questo primo pezzo, in questo giovedì particolarmente cupo e piovoso, posso dire che questa puntata qua mi è piaciuta, mi ha lasciato qualcosa, mi ha detto qualcosa al netto di diverse faciloneria. Nel senso che molto spesso io ero lì che stavo guardando questa puntata e mi dicevo, ma veramente, cioè, con tutto il budget che c'è stato, con tutto, diciamo, le vicende, le storie, quello che ti pare, le persone che ci hanno anche lavorato dietro, non c'è stato neanche un cane che nel corso della fase di sceneggiatura di scrittura ha detto, ma sai che questa idea qua mi sa di già vista, ma lo sai che questa cosa qua forse è un po' banale, cioè. Sembra, come dire, non lo so, una cosa fatta bene ma poi con tante cose buttate lì. Cioè, ti piacciono il momento bello, il momento ben riuscito, il momento epico e poi una mezza cavolata buttata lì tanto perché ti va un po', se non a rovinare tutto, per qualcuno anche a rovinare tutto, per carità, però se non a rovinare tutto, quantomeno a, come dire, togliere un po' di peso, di epicità, di bellezza, ecco, a quella scena, a quel momento. E questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema perché ti fa veramente a mancare qualcosa, impedisce questa serie di raggiungere i livelli che potrebbe, per budget, per numero e qualità di persone che ci lavorano dietro, che potrebbe raggiungere. Questo è un pochettino il problema di questa puntata, una puntata in cui succedono molte cose, in cui riprendiamo e chiudiamo un po' diversi fili narrativi, però ecco. Con questi problemi qua, che molto spesso ti lasciano con un retrogusto amaro, cioè come, ecco, vi faccio la metafora delle metafore, cioè noi abbiamo questa bella fetta di torta, bellissima, ben decorata, con la glassa, i fiorellini di zucchero, tutte quante le cose al posto giusto, la prendi, metti in bocca, ti lascia un buon sapore, però quando la mandi giù c'è un po' quel retrogusto amaro. Che dici? Allora, qualcuno, secondo me un po' prevenuto, dice che più che torta sembra una cozzaglia di escrementi umani. Ecco, io cerco di essere obiettivo, non arrivo a tanto. Secondo me questa qui è una serie buona, con alcuni scivoloni considerevoli, con alcune punte significative, però nel complesso una serie tra il discreto e il buono. Chiaramente al di sotto delle aspettative, chiaramente con tanti difetti, ma anche con dei validi pregi. Secondo me per essere obiettivi questo è quello che si può dire. E anche quest'ultima puntata lascia un po' questa sensazione, ecco. È da promuovere, secondo me sì, perché comunque mi lascia la voglia di vedere come andranno avanti le cose, perché ci sono tante cose buone che poi andremo a discutere anche nella parte spoilerosa, però ecco c'è sempre quel qualcosa che viene meno, quel qualcosa che manca. Quindi una serie che promuovo, un finale secondo me in linea all'altezza con la stagione, nel senso che lascia comunque quel bel crescendo che ci aspettavamo per questa seconda stagione, però, forse si poteva fare qualcosa di meglio. Entriamo nel dettaglio con la parte spoilerosa. Allora, proviamo a seguire un pochettino con ordine quello che succede. L'inizio, ecco, fin dall'inizio, l'inizio, cioè, è particolarmente figo. Tu arrivi con Durin a casa Doom che spacca tutto, ti compare il Balrog, bellissimo il Balrog, diciamo derivativo chiaramente del Signore degli Anelli di Peter Jackson, però comunque ci sta, ben fatto, fiammeggiando, tutto quello che vuoi. Durin si toglie l'anello e attacca il Balrog salvando praticamente casa Doom. Ora, sì, ma come dire, forse troppo velocizzata, cioè 30 secondi prima Durin parlandogli della questione di quando erano piccoli, provando a fare appello ai suoi sentimenti, non riesce a far breccia nel cuore del padre, adesso solo perché vede il Balrog si toglie l'anello e cerca di ammazzarlo, nel senso che questa, tra virgolette, conversione di Durin mi è sembrata un po' troppo velocizzata. Ecco, forse andava preparata un pochettino prima, bisognava far vedere almeno che Durin stava in qualche modo iniziando a fare breccia nel cuore del padre. E allora magari poi quando si toglieva finalmente l'anello per il suo momento eroico aveva forse maggior successo, risultava maggior più convincente, ecco, da questo punto di vista. Poi per carità, ecco, niente a dire, la scena resta comunque particolarmente bella e interessante. Poi per stare nell'ambito dei nani, ecco, il finale è abbastanza, come dire, accattivante,
accattivante quello che potrà succedere a casa Doom con Durin, che non è, diciamo, il chiaro erede al trono, pare ci sia un fratello, ecco, cose di questo genere, quindi anche questo non è del tutto chiaro. Andando poi avanti, troviamo appunto la situazione, quello che è la cosa meglio riuscita di tutta quanta questa serie, ovvero Celebrimbor e Sauron, Celebrimbor e Annatar, con, diciamo, lo scontro finale tra di loro, con Celebrimbor che trova la morte, facendo infuriare appunto Sauron, chiamando il Signore degli Anelli, profetizzando la sua morte. Interessante appunto questo aspetto profetico. Talvolta nel mondo tolkieniano gli elfi hanno delle virtù profetiche prima di morire. Questo è qualcosa di interessante, secondo me ben riuscito. Ecco, uno dei problemi, se andate a riguardarvi la trailer reaction che feci tempo fa al trailer del Signore degli Anelli, avevo qualche dubbio al riguardo, soprattutto su Annatar, che mi sembrava poco convincente con questo parruccone biondo, però mi devo ricredere. Penso che Annatar e Celebrimbor, il rapporto tra i due personaggi e la manipolazione di Annatar verso Celebrimbor sia una delle cose migliori di questa stagione, e si conferma anche di seguito. E tutto questo poi porta alle vicende di Adar, nel senso che Adar ha il finale che tra virgolette meritava, nel senso che appunto la sua morte finale, dopo averlo visto, diciamo, nella sua versione elfica, guarito dall'anello Nemia, è molto interessante ed è proprio, come dire, ti fa toccare con mano l'importanza anche di questo personaggio e della sua morte, un personaggio inventato, ma secondo me, diciamo, che può rientrare facilmente nel canone tolkieniano, e ci mostra il modo sottile, ma secondo me capace, con cui sono stati descritti gli orchi in questa serie e nel mondo tolkieniano, nel senso che Tolkien si è spesso chiesto: ma gli orchi sono cattivi? Cioè, gli orchi sono una razza effettivamente intrinsecamente malvagia. Il suo animo cattolico gli faceva dire: no, non possono essere una razza intrinsecamente malvagia. È Sauron che li ha corrotti, li ha portati al male. E quindi è bello vedere, insomma, questi orchi pre-corruzione, questi orchi, diciamo, pre-corruzione. Erano già stati corrotti da Morgoth, per carità, però ecco, Adar stava cercando di portarli verso una pace, verso un'autonomia. Lo dice anche Galadriel: ammazziamo Sauron e poi gli orchi saranno Mordor e non romperanno l'anima a nessuno. Ecco, Sauron che spinge gli orchi a uccidere Adar per qualche errore che anche Adar ha commesso, per carità, con questa, diciamo, mossa tipo, non lo so, patricidio, uccisione del padre e tradimento supremo, quindi tradimento del padre è il tradimento per eccellenza sotto tutti i punti di vista, freudiani, letterari, tutto quello che ti pare, e di conseguenza Sauron che poi trascina gli orchi nella corruzione più assoluta, è veramente qualcosa di profondamente tolkieniano, cioè non compare in Tolkien, ma è qualcosa che ti fa veramente capire lo status ontologico anche degli orchi e la malvagità di Sauron che porta un'intera razza alla malvagità, la riconduce, ecco, dopo l'esperienza di Morgoth, la riconduce verso la malvagità e ci mostra come con Adar c'era invece la possibilità di avere una nazione di orchi non bella, buona e simpatica, però pacifica, che si faceva gli affari propri e le proprie cose orchestre. Quindi quello lì, secondo me, è molto ben riuscito. La morte di Adar poi è altamente poetica da questo punto di vista. Abbiamo poi anche la questione, diciamo, di Numenor, quindi tanto viene. Ah no, prima di Numenor abbiamo Pelargir che è ritornato, cioè quando io parlavo del peccato originale, che sono state tirate in ballo troppe robe, tra le troppe robe c'è anche questo, nel senso che troviamo Theo, troviamo Pelargir, troviamo Isildur con la sua storia d'amore con Estrid, che va grosso modo più o meno all'incirca avanti, anche se viene molto buttata lì. Ecco, se tu non mi facevi entrare Isildur e me lo facevi comparire nella prossima puntata, quando Elendil doveva ritirarsi nella parte occidentale dell'isola per sfuggire alle persecuzioni e quant'altro, non era molto più sensata come cosa e tagliavi via un sacco di problemi e questioni da questa stagione? Cioè, nella scorsa stagione, in questa, Isildur non compariva, e adesso che alla fine della seconda stagione scopriamo che Elendil se ne deve andare in esilio, così dice: adesso andrò da mio figlio Anorien, che se ne trova lì, andrò dai miei figli Isildur e Anarion e me ne starò lì. Cioè, è molto più sensata secondo me come cosa. Ecco, perché Isildur è proprio buttato lì, non ce ne facciamo grosso modo nulla in questo finale di stagione. Ecco, anche la questione numenoreana secondo me non è stata gestita benissimo in questa stagione qua. Ecco, la prima stagione serviva per... Allora, mi correggo. Questione numenoreana è gestita molto bene Elendil. Elendil, personaggio molto valido, accattivante, carismatico, ben scritto, ben riuscito, molto bello anche, diciamo, quando sguaina la spada Narsil che gli viene consegnata dalla regina, veramente ottimo. Tutta la questione politica lascia alquanto a desiderare, nel senso che tutta la questione politica,
tutta la questione politica con Muriel, che nella scorsa puntata sembrava essere tornata alla regina dopo essere riuscita a sfuggire all'ordalia marina e al mostro marino, e adesso invece Faradon comincia di parte questa puntata e dice: ma sì, dai, catturateli tutti, ammazzateli tutti, tutti quanti in prigione, che se ne frega. Ti fa dire: ma allora le precedenti puntate non sono servite a niente. Cioè Numenor in questa stagione qua, tolto Elendil, tolto la cosa dei fedeli eccetera eccetera, che è riuscita bene dal punto di vista politico, è: Miriel deve diventare regina ma arriva l'Aquila e lo diventa Faradon, Faradon deve diventare re ma arriva il mostro marino e pare che debba essere Miriel ma in realtà è veramente Faradon. Cioè, questa è la storia politica di Numenor, poteva essere fatta meglio, oppure potevano, diciamo, come dire, darci, sì, girarci un pochettino meno attorno. Cioè tutto quello che succede la scorsa puntata con Miriel a questo punto è inutile. Tutta l'ordalia che lei ha fatto, che sembrava centrale e fondamentale, è servita pressoché a nulla, pressoché a nulla. Quindi ecco, anche qui tanti personaggi, la figlia di Elendil, il figlio di Farad, tutti questi personaggi secondari qua vanno ad appesantire una narrazione che poteva essere altamente, altamente snellita per quel che mi riguarda. E poi abbiamo un po' il finale, quindi Galadriel che combatte con Sauron, un combattimento molto ben riuscito, molto valido per quel che mi riguarda, con Sauron, cioè psicologia dei personaggi, no? Quindi Sauron l'ingannatore, Galadriel che riesce questa stagione a resistere agli inganni e alle persuasioni morali di Sauron, viene pugnalata alla fine dalla corona, insomma niente da dire al riguardo, forse un po' banale il fatto che si butti giù dal burrone, nel senso che anche lì era un po' aspettato, ecco, questa è un'altra delle cose. Cose un po' telefonate, cioè avete fior fior di sceneggiatori, l'unica cosa che riuscite a immaginare è lei che si butta giù dal burrone come hanno fatto 27.000 altri eroi e eroine prima di lei per sfuggire a morte certa. Sì, mi ha lasciato un pochettino perplesso, un pochettino freddo questa cosa qua. Carino poi il finale, nel senso che comunque l'arrivo dei nani che permettono a Elrond, Gil-galad e compagnia di fuggire, l'arrivo a Gran Burrone e la questione, diciamo, finale con gli elfi che vengono, diciamo, rivitalizzati è anche valida. Non mi è piaciuto che Arondir sia vivo, perché per me, io ero convinto di essermi liberato di Arondir, non mi dispiaceva questa cosa qua, non mi dispiaceva affatto la morte di Arondir, perché si metteva fine a un personaggio che aveva, non aveva mai avuto niente da dire fondamentalmente. Quindi ecco, questa è un po' la questione, però non hanno fatto rivivere questo, almeno nel suo habitat naturale, cioè almeno con gli elfi, sarà un elfo guerriero la prossima stagione nelle guerre contro Sauron, fine, non avrà più love story, cose del genere, farà un po' l'elfo ninja come in questa stagione qua e mettiamoci l'anima in pace. Ecco. E poi c'è tutta la questione dello straniero che, ma, nel senso che l'ho trovata così molto affrettata, molto velocizzata tutto quanto il confronto tra Gandalf e il mago oscuro, perché ovviamente capiamo, come sapevamo già dalla fine della scorsa stagione, che lo straniero altri non è che Gandalf. Carino anche il modo comunque in cui prende il nome da Grandalf a Gandalf, probabilmente un linguista come Tolkien si sarebbe rivoltato nella tomba, però ecco, per un pubblico generalista è anche interessante vedere il significato dietro il nome, pur se è un significato chiaramente non etimologico, ma direbbe Tolkien paretimologico. Ecco, così arriva l'elfo scuro, dice: ah, guarda che tu devi essere con me, vecchio amico, tutti quanti ti... Sembra Saruman, nel senso che è ovvio che tu pensi, lo vedi, dici: questo è Saruman, vecchio amico, vieni con me, combattiamo Sauron, prenderemo il suo posto, eccetera eccetera. Ho letto un'intervista di Payne e McKay che dicono che non è assolutamente Saruman, che non c'è dubbio che sia Saruman, quindi al 90% è Saruman, credetemi. Però ecco, molto velocizzato, c'è il grande anticlimatico, non c'è uno scontro, non c'è tensione, cioè lui arriva, fa quello che vuole, ammazza gente, prova a convincere Gandalf, poi Gandalf vi dice: no, non vengo con te, sei brutto, cattivo e puzzi, e lo stregone oscuro alza le rocce, vuole ammazzare tutti, ma Gandalf li salva e poi va a cantare in compagnia di Tom Bombadil. La cosa simpatica, le cose simpatiche della questione di Gandalf sono due. Primo, la canzone di Tom Bombadil è carina, cioè mi è piaciuta, non è male la canzone di Tom Bombadil, perché ogni volta che leggevo il Signore degli Anelli immaginavo: ma chissà com'è cantata, e secondo me l'hanno fatta bene. Voi dite è una cosa da poco, però a me non è dispiaciuta. E poi forse, e dico forse, ci siamo sbolognati Eleanor e Poppy, nel senso che Eleanor e Poppy, gli altri Sturi, se ne sono andati dalle scatole e Gandalf adesso è per conto suo, e lì con Tom Bombadil poi penso che andrà verso il cuore della Terra di Mezzo per combattere contro Sauron, credo, non lo so, presumo, non so se prima dovrà scontrarsi contro lo Stregone Oscuro, non ne ho idea, però ecco, forse la cosa positiva è che ci siamo sbolognati finalmente gli Hobbit, che non sarebbe una brutta cosa, non sarebbe una brutta cosa.
Aspettative della terza stagione ci sono, nel senso che da qui a 2 anni, nel 2026, autunno 2026, presumo avremo la terza stagione che tra brevissimo sarà confermata e certificata. A me non dispiace affatto come cosa, staremo a vedere, ecco, ripeto, non la boccio, non la promuovo pieni voti, però secondo me giustifica la sua esistenza come stagione, va a correggere alcuni errori della prima stagione, cerca di, diciamo, riportare un po' la barra dritta di questa serie, e quindi insomma io mi sento di promuoverla anche per questo motivo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché noi viviamo anche dei vostri commenti, siamo molto curiosi. Lasciate like, iscrivetevi, abbonatevi, le solite cose, aiutateci perché voglio assolutamente arrivare a 800 iscritti tra 20 giorni, quindi datemi appunto una mano a raggiungere questo traguardo, e noi ci vediamo molto molto presto con altri video della Ferie Femminifilm. Ciao a tutti!